a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con la like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa purtroppo Abby è stata catturata dalle iene, si è ritrovata in una situazione veramente pericolosa, ha quasi rischiato di morire, ma è stata salvata da due ragazzi con cui adesso è in viaggio. E quindi dobbiamo un attimino ragazzi vedere cosa succede, perché noi dovremmo ancora arrivare all'acquario a cercare Owen. Ok, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua, dopo essere sfuggiti a un agguato di vari infetti. Quindi inspira, espira. Purtroppo questa poveretta ragazzi, vi ricorderete, era stato praticamente spappolato un braccio con un martello, quindi adesso evidentemente è troppo debole per riuscire a camminare. Abby l'ha presa in braccio, quindi vediamo ragazzi dove riusciamo ad arrivare, dove stiamo andando. Controlliamo se ci sono infetti. Non si apre, prova le altre. A parte che appunto potrebbero esserci infetti un pochettino dappertutto ragazzi. Quindi niente? La situazione è sempre critica purtroppo. Ok, vediamo di qua se è la volta buona. È aperta. Che ci scopra. Entriamo. Chiudi. Comunque chissà che male ragazzi, mamma mia il braccio. Vieni, aiutami. Mamma mia. Ehi, dobbiamo soltanto sistemarlo. Okay. Detto niente. Sai come si fa? E così, che vuoi che ne sappia io? Taglialo a strisce. Vabbè, glielo devono più che altro immobilizzare, credo, no? Una roba del genere. Okay. Adesso tira, ok? Oddio, okay. Oddio. Oddio no. Oddio no. Pronto. Ah! Ah! Però a parte che se non sai come si fa, va a finire che fai un danno pure peggiore. Boh, sì, le devono mettere una stecca o robe simili. Mamma mia, regà. Sì, almeno evita movimenti inutili. Come ti chiami? Abby. Grazie di avermi liberata. Che facciamo? Andiamo via? Questa zona è pericolosa. Comunque stia domani. Dovete andarvene da qui. Ce la caveremo. Ok, diciamo ciao ciao a questi due ragazzi. Va bene. Vorrà dire... Eccola, la ruota panoramica. Okay. Finalmente ragazzi, mamma mia, la luce in fondo al tunnel. Fatto sta che... Cioè, dicevo, comunque alla base ormai si saranno accorti che io non ci sono. Cioè, non è che l'amico suo avrà potuto coprirla per così tanto tempo, in effetti. Vabbè, vediamo di trovare una via di uscita, ragazzi. Qua dentro cosa c'è? Ok, due colpi, pillolette, medikit al massimo. Ci dobbiamo curare? Direi di no, ragazzi. Non lo userò per così poco recupero. E il fatto è che adesso... Dov'è la via d'uscita da questo postaccio così pericoloso? Vediamo un po', eh. Allora, forse andando di qua ci sarà un modo per andarsene.
Ok, qui è aperto. Benissimo. Ok, qua dentro non c'è niente. Questa è una barretta medikit. Perfetto, meno male che non ho usato il medikit, ragazzi. Perfetto, qui abbiamo un banco da lavoro. Abbiamo attualmente 86 ingranaggetti. Direi che ora come ora migliorerò i danni del fucile, ragazzi. Fucile a pompa per 60 ingranaggetti. Più 30% di danni, quindi comunque più probabile, ragazzi, che uccida a primo colpo chi ci si para davanti. Perfetto, così ce ne rimangono 26, ovviamente non ci possiamo fare nulla, quindi chiudiamo tutto, raccogliamo queste altre cosette che sono sparse di qua, ingranaggetti a go go. Questa pure è aperta, ma a questo punto le cose, ragazzi, ho paura di fare brutti, pessimi incontri qua nei dintorni. Vediamo qua dentro cosa c'è, va. Qua dentro proprio niente, però qua cosa c'è? La fondina per la seconda arma. Toppe, toppe, toppe. Ci piace, ragazzi. Questi upgrade li adoro. Seconda arma corta, fantastico. E questa pistola da caccia ha in canna un colpo solo, quindi probabilmente un pochettino forse più letale della pistola normale, suppongo io. 19 pillolette... E usciamo di qua. Perfetto. Allora, qua non possiamo aprire, però possiamo salire. Salire come? E uscire di qua, signore e signori. Che cazzo. Accidenti. Che cavolacci. L'ho appena detto che non volevo fare pessimi incontri. Accidentaccio. Ah, che palles. Va bene, allora cerchiamo di fare attenzione, ragazzi, perché veramente vorrei evitare di fare macelli. Ma questo si muoverà? C'è un clicker di là che sta arrivando. Questo mi sa che non si muove, ragazzi. Io mi sa proprio che lo ammazzerò. Ok, eliminazione furtiva. Il pugnale lo teniamo da parte eventualmente per i clicker, ragazzi, perché ovviamente senza pugnale ai clicker non gli possiamo fare una bene amata mazza. Che fai? Ti giri? Te ne vai? No, sta arrivando proprio di qua. Ma tu guarda un po', che carino. Non vede l'ora di venirci a conoscere. Questa bottiglia la posso prendere, magari usarla come diversivo. Certo. Sta arrivando di qua, signore e signori. Ah, io, raga, a sto punto, adesso, a maggior ragione, adesso che so questa questione degli ultrasuoni con sti cazzo di clicker, provo ancora più panico. Via qua, via qua, via qua. Ok. Oddio, che è? Ho visto un altro che correva furtivo. Ho visto che si nascondeva. Sono quelli silenziosi. No, me potevate fa tutto. Ma questo no, ve prego. Raga, quanto li odio questi. No, quanto li odio con tutta me stessa. Proprio con tanta forza li odio. Non ce la posso fare, raga. Oddio, che ansia. Oddio, che ansia con questi. Oh, Dio, ti vedo. Mannaggia santa. Vaffancolor, mannaggia a te, mannaggia. Ecco. Mo ha allertato tutto il mondo. Tutto il mondo sa che... Oh, ma vaffanculo. Tutto il mondo sa che siamo qui. Oddio, no, raga. Oddio, sto per morire. Oddio. Grazie ai tipetti silenziosi, come sempre. Ok, mi ha salvato, credo, da quando ho ammazzato il clicker. O almeno mi auguro, perché non lo vedo. Non lo vedo il clicker. Non vedo che è morto. Vabbè, magari il suo cadavere è bello che è desaparecido. Ah, bello. Mannaggia, raga, non c'ho più colpi per mitragliatrice. Porca paletta. Questo, ragazzi, è proprio un dito al culo. Questi, scusate il termine, ma sono proprio dei maledetti. Che cavolo, niente. Grazie, muori e fai un favore alla intera... che cavolo però. Proviamo questa, regà. Ok.
Quanti ce ne stanno ancora? Basta. Ok, è potente questa pistola, eh? Perlomeno sembra un pochettino più letale, appunto, di quella normale. Quindi raccogliamo sto straccetto. Credo siamo finiti, però lei non ha detto niente. Di solito quando finiscono... Oh, era l'ultimo, vero? Infatti non sono finiti una ceppa. Proprio una ceppa. Che incubo terribile. Eeeh, non posso fabbricarmi bombe tubo, scusate. Non c'ho abbastanza alcol, ma tu guarda un po'. Che botta di sedere, ragazzi. Va bene, allora. Questo è un bel casino. Allora, qua dentro cosa abbiamo però? Alcol, straccetti al massimo. State buoni. Ok, raga. Bombe tubo, vai, bombe rimbalza L per due. Raccogliamo anche... Ah no, straccetto non mi serve per la bomba tubo. Va bene, come non detto. Allora, oh, ma che caro. È venuto fino a qua a trovarmi. Oddio, non so se faccio in tempo, raga. Non so se faccio in tempo. Se ne accorgerà. Vieni qua, tu sia maledetto. Oddio, muori. Muori e fai in fretta. Il clickerino del mio corazon. Spero davvero non si accorga di noi. Maledizione! Qua me l'hanno proprio voluto dire, eh. A scema, guarda che prendere a pugni un clicker è pericoloso. Usa un'arma da mischia. Pure tu testaccia regà, eh. E allora guarda col clicker, facciamo questo. Tac. Ma che bello quando saltano in aria. Troppo bello. Ma là ce n'è una. Ma ce ne stanno tipo due di questi maledetti silenziosi. Quanto li odio, raga. Voi non potete capire quanto li posso odiare, sti cosi. Non lo potete capire. Via qua, maledizione. Dov'è l'altro? Io ne avevo visto un altro, Non credere che non t'abbia visto. L'avevo visto da qualche parte, ragazzi. Forse me lo son sognato, non lo so. Eccolo là, guarda il bastardo. Che va correndo come un ragno con l'Alzheimer. Mannaggia sa. E niente. Ah, è certo, adesso ci manca solo che mi faccio beccare dall'unico che ci vede in questo esatto momento. Però questi qua silenziosi mi sa che ci vedono, ragazzi. Non vorrei dire una boiata, ma credo che questi ci vedano. Farò in tempo? Ora chi a parlo? Raga, ditemi voi se si può perdere 10 minuti solo per cercare di fare una piccola strage silenziosa. Vieni qua. Ok. Dai, su. Forza. Soffoca. Eccolo là, si è rinascosto dietro la macchina il bastardo. Maledizione. Guarda che ti vedo. Tu sia maledetto. E mo, ma hai rotto le palle però. Oh! Ma... Mannaggia santa! Bene adesso. Dopo che mi sono fatta picchiare come una stupida. Sempre se continuiamo a vederla la ruota. Allora, senza alcol non mi posso fabbricare una beneamata minchia. Quindi quello straccetto rimarrà lì dov'è. E direi che possiamo procedere, perché non credo che qua intorno ci sia poi così tanta roba da prendere. Cosa c'è qua per terra? Niente, mattone, niente di che. Di qua non c'è niente, va bene. Andiamo! Avanti tutta verso la ruota panoramica. Non vedo l'ora di incontrare Owen per tirargli due pizze. Fosse solo quello, di sicuro non sarà così. Oddio. Ma i fattacci miei una volta no, eh? Che palle, ogni volta deve andare di merda, ogni santa volta. Va bene, va benissimo, chissà dove siamo finiti. Siccome non ne abbiamo già avuto abbastanza di infetti e di altri rompimaroni, giustamente, mi pare ovvio. Va, fabbrichiamoci un paio di pugnali, ragazzi, perché comunque sono utili, quindi raccoglierò queste forbicine. Vediamo un po' dove ci ha portato il vento, anzi dove ci ha portato il coso che è crollato. Ok, ecco la ruota. Vabbè, siamo relativamente vicini.
Però non è che io muoia dalla voglia di buttarmi. Però mi sa che non abbiamo molte altre cose da fare. Quindi, cercando di andare controcorrente e contro le onde, che è una parola, ragazzi, praticamente ti spiati dopo un minuto. Ok, ecco qua. La corrente è forte. Sì, si vede. Si vede proprio. Che è? Che è stato questo rumore? Ho sentito tipo un tutun. Ok, il vento. Singranaggetti, esplosivo. Ok, ho raccolto dei colpi per fucile questo, ragazzi. Solo tre. Mizziga. Soltanto tre colpi. Va bene. Va benissimo. Tutto benissimo. Meraviglia, fantastico. Oddio, che è successo a sto poveraccio? È stato ammazzato o si sarà suicidato? Mamma mia, straccetti al massimo e freccia? Che ci dovrei fare io con la freccia? Cosa dice qua? Will! Vado a stendermi. Per sempre. Nonostante l'adrenalina di questo merdaio senza fine, l'influenza mi sta annientando. Concedimi qualche ora di sonno per riprendermi. Ho messo a dormire la nostra piccola ape. Penso che tutta quella violenza l'abbia scossa. Mi ha chiesto: mamma, perché tu e papà spingevate quelle persone? Gli ho spiegato che era l'unico modo per salire a bordo. Ha annuito, ma non credo abbia effettivamente capito. Forse avrei dovuto darle una risposta diversa, non lo so. Ad ogni modo, se si svegliasse prima di me, leggile uno dei suoi libri. L'aiuta sempre a calmarsi. Spero che tu abbia risolto quel problema con i razionamenti. Ti amo, Queen. E che cazzo è successo? Questa è stata decapitata. Ma chi? Chi ha fatto questo? Questi sono stati... No, non si sono suicidati, raga. Questi sono stati proprio colpiti in testa. Dalle frecce. Colpi per pistola e scoccetto. Mamma, poveracci. Cioè, sono stati ammazzati mentre... tipo riposavano. Mamma, terribile, ragazzi. Dai, 16 pillole. Posso migliorare qualcosa? Ho 85 pillolette, ragazzi. Ok, allora, questo, ragazzi, lo prendo assolutamente. Per 50 pillole crea kit medici più efficaci. Più il 50% della cura, perfetto. Qua dentro... Ok, di qua si esce. Però volevo un attimino vedere se mi sono persa qualcosa. Forse di qua. Fatemi un attimo dare uno sguardo, ma non credo. No. Va bene, allora. Ormai siamo abbastanza vicini alla ruota. Io devo ben sperare che riusciremo a raggiungerla nel più breve tempo possibile. Perché comunque la nostra, regà, passeggiatina si è prolungata anche di troppo, veramente. Ce la famo? Dici che ce la facciamo? Diamo una bella spinta. Oddio. Ok. Ah, ecco, non sono frecce, sono dardi. Wow. Ok, quindi anche con lei abbiamo a disposizione un'arma a distanza un po' più stealth, un po' più silenziosa. Ah, salve. Che belli che siete, che state lì ad aspettare. Ok, facciamo piano. Vediamo se la mia mira... è ancora abbastanza di merda. Ok. Perfetto, beccato in testa. Ottimo. Boom, headshot, ragazzi. Vediamo se riesco a beccarmi un altro headshot. Ok, signore e signori. Bello, mi piace. Scotch. Attualmente la balestra me l'ha messa in uno slot del fucile automatico. Questo ha rilasciato qualcosa? No. Però mi posso riprendere il dardo. Mi piace. Frecce della balestra sono più resistenti, quindi è possibile recuperarle più spesso. Ottimo, buono a sapersi. Qua cosa dice? Vediamo un po'. Voglio ringraziarla per l'aiuto con il passeggero infetto. Siamo fortunate di avere a bordo qualcuno che abbia il coraggio e l'esperienza necessari. Il resto dell'equipaggio è una manica di imbecilli. Di imbelli o imbecilli? Imbecilli nel senso che imbelle. E non concordo con l'idea del capitano di tenere sotto chiave le armi. Non possiamo fingere di ignorare che sul traghetto ci siano dei passeggeri infetti. L'armadio delle armi è sul ponte superiore di poppa. Quindi sarebbe a dire dietro. Combinazione 90-77-01. La sua balestra è lì dentro. Mi fido di lei. 90-77-01. La sua balestra è lì dentro. Però questo ce l'aveva una balestra. Non è che è stato già aperto st'armadietto, no? Per caso. Però allora di qua non si va più da nessuna parte, ragazzi. Quindi mi sa che dobbiamo tornare indietro. Davvero? Oh. Ah, si può salire. Si può salire. Oh, che cazzo è? Oh. E calma. Da dove... come ha fatto a sentirmi, mannaggia santa? Boom, headshot. Ci piace anche questa volta. Ok, allora se non impanico troppo magari
La mia mira può un pelino migliorare, ma solo un pelino, ovviamente. Armadietto a poppa. Oh, Cassius. Oh, bello, ma giusto ora qua devi venire. Allora, due pugnali ce li ho. Quindi una piccola uccisione lampo forse la posso fare, ragazzi. Benissimo. Purtroppo ogni pugnale ha un solo utilizzo, ragazzi. È rimasto a culo imbuppato. Quindi niente, dovremmo fare attenzione. Cosa ci sarà mai qui dentro? 17 ingranaggetti di sicuro. E poi c'è altro? Ok, scotch al massimo. Ho preso le forbicine, medikiss, pillole, esplosivo. Wow, wow, wow. Bello quando c'era di tutta sta roba. Non è detto che sia un buon segno, però vabbè. Allora, intanto questo l'ho preso. Vediamo di qua, ragazzi. Allora, di qua possiamo procedere. Vediamo un attimino qui se c'è qualcosa di utile da queste parti. No, non c'è un caspio. Ok, altro clickerino che ci aspetta. Di qua c'è il bar, ragazzi. Magari un po' di alcol per dimenticare i brutti pensieri. Sapete com'è. Ciao, tesoro. Ciao. L'ammazzo? Sì. Meglio fare così, ragazzi. Tanto i pugnali me li posso sempre fabbricare. Ad avere ovviamente le giuste risorse. In questo caso direi di sì, ragazzi. Quindi rifabbrichiamocene subito un paio. E quindi qua non c'è più niente da prendere. Qua neanche c'è una mazza. Qua è da dove è arrivato l'altro clicker. Quindi vediamo di uscire da qui. Questo era bello che ignudo. Senza ritegno proprio. Senza ritegno alcuno. Aspetta però. Allora di qua possiamo ancora procedere. Ma da dove è arrivato? Oddio, che c'è qua per terra? Scoccetto, certo che me lo prendo. Da dove è arrivato quest'altro clicker? Cosa c'è? Perché, mo bisognerebbe capire da che parte bisogna andare. Se de là o de qua, insomma. Allora, questo che dite? Riesco ad ammazzarlo senza che se ne accorga? Ciao, caro, dormivi, scus. Ma non potevo proprio farne a meno. Ecco fatto. Pensiero tolto. Allora, esplosivo. Colpi per fucile. Alcol. No, questo che ho preso qua sotto non ho visto cosa fosse. Di sicuro qualcosa di utile comunque. Di qua... una moneta. Oh, che bello l'orsacchiotto. Vediamo sta moneta della Virginia occidentale. Che bello. Con quest'alce meravigliosa. Aspetta, non so se è un alce o un cervo. Comunque, allora, di qua non possiamo andare, ragazzi, quindi mi sa proprio che la strada da prendere sarà quell'altra. Qui non c'è nulla. E quindi... aspetta, mo me sto a confondere, però. Quindi dobbiamo un attimo tornare indietro e andare di qua, se non sbaglio. Sì, passando da qui, da dentro la camera, perfetto. Ok, come al solito il mio senso dell'orientamento, ragazzi, spaventosamente una merda. Allora... oh! Mal di mare? Capisco. È una condanna. Non avrebbe dovuto prendere il traghetto. Ok. Voglio porre fine alle sue sofferenze. Intanto ho raccolto le forbiciazze. Però io vorrei ancora trovare questo benedetto armadietto di poppa. E questa non mi sembra la poppa. Non vorrei dire, ma... a meno che non mi sto sbagliando. Però, raga, di là non si poteva andare da nessuna parte. Quindi... oddio, sì, probabilmente è la poppa. È la poppa? Ci stanno le poppe? Non lo so. Allora, vediamo di fare il giro. Tanto di qua non si può scendere. Ok, il ponte, va bene. Sì, ha detto che ce ne stava giusto qualcuno, ma mi sa che poi è diventato più di qualcuno, di appena qualcuno. Cioè, ne sono diventati tipo un'infinità. Ecco la cassaforte, signore e signori. Trovata. 907701, ragazzi. Perfetto, vediamo un po' cosa troviamo. 907701. No? Ah, ok, minchia, già mi stava pia malissimo.
Allora, che abbiamo qua di bello? Un manuale per il miglioramento delle nostre incredibili abilità, armi improvvisate e tattiche terroristiche. Manuale pratico. Giustamente, per le tattiche terroristiche, ragazzi, ci vuole un manuale pratico. Mi pare pure giusto. Nuovo armo di potenziamenti, ragazzi, sbloccato. Un vero e proprio... una vera e propria nuova categoria. Ok, qua per esempio abbiamo una creazione rapida. Crea ogni oggetto al doppio della velocità. Mi piace, me lo compro per 20 pillolette. L'ho comprato? Sì, ne avevo 47, perfetto. E dopodiché che abbiamo? Ingranaggetti, due colpi per pistola da caccia, pillolette e un colpo per fucile. Mi piace, mi piace, mi piace. Almeno abbiamo trovato un po' di cose. Prendiamo questo scoccetto e... vediamo di qua che cosa c'è. Vediamo di qua che cosa c'è. A parte gli infetti non c'è un... Allora, uscire da questa situazione non sarà tanto facile, temo. Come al mio solito potrei combinare un completo disastro. Quindi cerchiamo di stare attenti. Allora, questo tizio dovrò cercare, ragazzi, di eliminarlo silenziosamente. Ma come tutti, ovviamente. Dovrò cercare di fare del mio meglio. E vi prometto che mi impegnerò. Se si avvicina ancora un po' mi fa un grosso, grossissimo favore. Eh no, però non mi devi vedere, caro. Ok, bravo, girati, girati. Guarda, ammira il panorama, che bello. Bellissimo, veramente bellissimo. Ok, un altro è andato, ragazzi. Ottime notizie. Poi che abbiamo? Scoccetto al massimo. Uso scotch per i pugnali. Allora me ne creo immediatamente altri due, ragazzi. Così questo intanto lo raccolgo. E attualmente ho a disposizione 4 uccisioni furtive, ragazzi, con i clicker. Perfetto. Quindi cerchiamo di avvicinarci alla zona X, la zona più schifosa di tutto questo traghetto. Mazza, in preda a crisi isteriche. Non va bene. Ma sono tutti e due nello stesso posto? Ovviamente sì, ci stanno sia i walker che i clicker. Mi pare più che logico. Allora, proviamo, ragazzi, a partire dall'esterno. Anche se manco dall'esterno è poi così facile, perché i walker che ci vedono sono dappertutto. Il che rende la sfida ancora più ardua. Ok, allora cerchiamo intanto di avvicinarci il più possibile. Io, ragazzi, ho il terrore veramente che scoppi il macello. Ho veramente il terrore. Anche perché sto cazzo dei clicker sta girato proprio di qua. E io devo fare piano, piano, piano. Ecco, sta arrivando l'altro. Raga, sono nella merda. Oddio, che ansia terribile. Non ce la posso fare. Ok, mi devo avviare, ragazzi, dal momento in cui quel bastardo se ne va. Cerchiamo di far fuori questo clicker. Piano, 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 piano. Ok, ok. Oddio, c'è uno scureggione. No, pure questo no. Siete degli infami, ma proprio infamoni. Cioè, tipo proprio d'altra specie, lasciatemelo dire. Ma infamoni, cioè di quelli tipo putenti. Buono, sta buono. No, raga, cioè, allora, se questa non è sfiga, mannaggia tutto, mannaggia. Non l'ho ammazzato, non l'ho manco ammazzato. No, raga. No, 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 no. Mannaggia tutto. Mannaggia tu, no, e tu no, e tu no, e tu no. Tu no. Bomba rimbalzella, vai! Scelgo te! Mannaggia santa! Non è morto lo Shambler! Non è morto! Sì, è finita. Ok, ragazzi, mi è andata a risedere, per come è andata. Allora, poteva andare molto peggio, dico. Almeno ho provato a fare lo stealth, raga, fino a una certa. Poi è andato tutto a merda, lasciatemelo dire. Va bene, allora io direi di rifare un giretto di ricognizione qua dentro. Prendere questi colpi per pistola, ad esempio. Questo bel tubo. E che altro c'è? Che altro c'è? Sembrerebbe niente, va bene. È arrivato il momento di filarsela. Ciao ragazzi, è stato un piacere, come al solito. Via. Allora, che cosa c'è qui? Una via di uscita, spero, perché non ce la faccio più. Ok, cosa ha scritto questo poverazzo?
Partiti da San Diego, direzione Vancouver. La folla che provava a salire a bordo si è fatta violenta, ma l'evacuazione è stata un successo. 35 passeggeri al comando il capitano AJ Malidor. Due passeggeri dicono di soffrire il mal di mare. Ho improvvisato una sorta di infermeria sul ponte inferiore perché potessero riposare. Contatto radio con il porto di Vancouver. Buone notizie per ora. Nessun segno di contagio nella popolazione. Se... Il passeggero Barnes è sparito dall'infermeria, iniziate le ricerche. Barnes è ritrovato, non era il mal di mare, è infetto. È intervenuta la passeggera Josephine Roberts scaraventandolo in mare. Mi sa che in quel caso è l'unica cosa decente da fare. La signorina Roberts ha chiesto che il medico di bordo riesaminasse tutti. Ho rifiutato, non abbiamo comunque gli strumenti adatti. Ho rifiutato anche la sua richiesta successiva di restituire le armi. Non lascerò che la paranoia ci conduca al disastro. Ma tu guarda un po', la tua noncuranza invece mi ha portato pure peggio. Nonostante le proteste di altri passeggeri che lamentavano problemi di salute, sono stati messi in quarantena in infermeria sotto coperta. Avvistata la costa di Seattle, contatto radio per chiedere il rifornimento, ma nessuna risposta. Proseguiamo. Tutti i pazienti in infermeria sono stati giustiziati, non erano infetti, è omicidio a sangue freddo. Nessuno potrà sbarcare prima che venga trovato il responsabile. Come sospettavo, è stata la Roberts. Ci siamo colpiti a vicenda, non credo che sopravvivrà. Se estraessi quest'affare mi dissanguerei in pochi minuti. Meglio raggiungere prima la costa per permettere a tutti di scendere. Il porto è vicino, devo resistere, sento gli infetti fuori dalla porta. Aveva ragione lei? Ma dai! Che situazione terribile, ragazzi, pure questa, mamma mia. Alcol e... Ok, piccolo medikit. Cioè, sono situazioni in cui magari uno veramente non sa neanche... Cioè, cosa fare? Cioè, come comportarsi? Sono situazioni terrificanti, ragazzi. Ok, ci siamo? Ce l'abbiamo fatta? Ok. Ah, riproviamo, sperando che non crolli un'altra volta. Se crolla di nuovo, ragazzi, mi taglio le... No, vabbè, non lo dico che cosa mi taglio, perché non ce la posso fa. Ecco. Ok. Saliamo questa bella scalette. Ok. Dove la ruota? Gira la ruota. Yeah, yeah. Non vedo la ruota. Yeah, yeah. Che gioia. Ok, intanto andiamo di qua, va? In attesa di rivedere la ruota, yeah, yeah! Rivedere la ruota, yeah, yeah! Allora... Chissà se è la direzione giusta, cioè, raga, andare così completamente alla cieca, completamente ad cazzum, veramente... È la strada per il successo, eh? Sicuro! Dove siamo? Aquarium, baby, Aquarium. Ce l'abbiamo. Finally. Non ci sto credendo, ragazzi. Dopo 30 anni di ricerca abbiamo finalmente raggiunto l'acquario. Finalmente. Ragazzi, stiamo per trovare Owen. Non siamo sicuri al 100% che sia qui, eh. Owen. Owen, Mimo, bisognerà pure trovare il modo per entrare. Mannaggia Owen, tutto. Owen, andiamo. E magari si è nascosto. Deve essere dall'altra parte. Allora, dove sarà un altro ingresso? Dall'altra parte. Dall'altra parte che vuol dire? Non di qua, di certo. Quindi vediamo un attimino, ragazzi, almeno di riuscire ad entrare dentro l'acquario. La prendo veramente come una grande vittoria questa. Owen, tu sia maledetto. Quasi sono morta impiccata per venire fino a qua. Dannazione. Ok, vediamo se da qui si può entrare, ragazzi. Ha chiuso tutti i maledetti ingressi. Oh, ma da qua posso entrare però. Ah, Owen, accidentaccio. Vedete, è tutto chiuso. Che palle. Che? Tira che? Ah, la corda. Chissà. Tira la corda, yeah, yeah. Tira la corda, yeah, yeah. Che ci dovrei fare con questa? Mo scusa. Aspetta, devo prima rompere qua, verma. Ok, stavolta ho mirato come si deve, Che quando è stato con Ellie, ragazzi... No, sarà sempre con Abby, che avevo lanciato la bottiglia proprio malissimo. Eh sì, ma come mi arrampico? Pure io sono un genio. Come mi dovrei arrampicare? Cioè, cosa pretendete che io faccia? Come al solito, la mia fretta mi deve far straparlare. Se la lancio direttamente qua, io posso tranquillamente uscire e quindi aggrapparmi da qui. Cosa mi tocca fare per te? Infatti. Spero che sappia darci delle motivazioni valide per tutto il macello che è successo.
Quindi devo entrare da qua. Mo, ok, ce l'ho un'altra bottiglia. Per fortuna. Ehi. C'è qualcuno? Gliele rompi poi tu le palle. Ma proprio letteralmente. È il suo zaino? Ok. Qui c'è il tuo zaino. Ma è sangue. Oh shit, è successo qualcosa di grave, ragazzi. Qualcosa di grave e di serio. Ehi, okay. Owen. Raga, che io sono curioso. Mo non stoppo il video perché sono curiosa di incontrarlo, Owen. Ma che cazzo? Cristo santo. Ma dov'è? Qualcosa mi dice che è là dentro. Ma chissà perché. Proprio dentro la bocca dello squalo. Che è una cosa terrificante questa, ragazzi. Ma... Owen, sei qua dentro, accidentaccia te. No, ah, è nella barca, è nella barca. Una barca! Lidia e mi hanno donato una barca. Ed eccola qua, ragazzi. Perfetto, finalmente. Oh, deve essere per forza qua dentro, Owen. Raga, non è manco qua dentro? Non ci posso credere. Oh, fatica, figlio mio. Isaac ti ha mandato a cercarmi. Ti sbagli. No. Che combini qui? Beh, devo smontarla prima di rimetterla insieme. Capito. Un sorso? Passo. Come vuoi. Danny è morto. Immagino. Mi dici che è successo? Ce lo stanno chiedendo tutti in sala. Stavamo ripulendo un accampamento. Giusto un paio di iene. Ho colpito uno dritto in testa. Forte. E lui è andato giù. La sua arma era lì di fianco. Ma lui non l'ha cercata. Si è voltato verso di me. Ed era vecchio. E stanco. Sembrava pronto. Ne ho uccise di iene. Però con quello stronzo non ce l'ho fatta. Ovviamente Danny a quel punto si è incazzato. E io gli ho detto che poteva continuare da solo. Mi ha puntato contro la pistola. Ho provato a fermarlo e così. Non sapevo neanche se avesse preso me o lui. Ti sei solo difeso. Smettila. Posso risolverla io. Parlerò con Isaac. Io sono stanco, Abby. Non voglio lottare per una terra di cui non mi frega più un cazzo di niente. Io vado a Santa Barbara. Solo per delle voci. Ne ho sentite diverse. Le luci non stanno ritornando. Sono andate. È una pista. Io voglio provare. Non pensi a Mel.
correre rischi qui. Ok. Ne riparliamo quando sarai sobrio. Non fare così. Fare cosa? Mi tratti come se fossi uno schizzato. Ma sei d'accordo con me? Se le luci fossero a Santa Barbara, io me ne andrei il più lontano possibile. Cosa? Niente. Sì, sono cresciuta. Dovresti provare. Ah sì? E come dovrei fare? Dovrei cercare chi ha ucciso la mia famiglia? Fermarli? Potrei torturarli fino ad ammazzarli. Perché ci riportano qua? Vabbè ragazzi, allora, finalmente siamo riusciti a trovare Owen. Il discorso che ha fatto lui alla fine di tutto è che ormai è stufo. Cioè, regà, in un mondo del genere probabilmente arriva il momento che appunto, cioè, manco te frega de tante questioni, tipo, no, di prevaricà sugli altri, territori, tutte queste cose qua. Cioè, sì, probabilmente ti interessa ovviamente stare al sicuro, quindi stare all'interno di un gruppo potrebbe assicurarti la sicurezza, scusate il gioco di parole, però probabilmente poi quando sei sottomesso ad un altro e quindi devi fare di tutto per quell'altro, quindi anche ammazzare a più non posso altra gente, probabilmente arriva il momento in cui non gliela fai più. E quindi Owen mi sa che è arrivato proprio a quel limite lì, ragazzi, se ne vuole andare, anche perché a quanto pare ci stanno queste voci in giro che dicono che le luci starebbero ritornando. Chissà se è vero, chissà se non lo è. Fatto sta che comunque fra i due, regà, evidentemente c'era sempre, cioè, un po', no, quell'intesa, comunque erano stati insieme, non lo so, quindi adesso fra di loro è scattata la passione, chissà che cavolo sarà successo dopo, perché comunque lui stava con Mel, con quell'altra, non lo so, ragazzi, cioè, situazioni difficilotte da gestire, veramente difficilotte. Quindi adesso non capisco perché ci riportano qui da Abby nel momento in cui ha scoperto che suo padre era stato ucciso. Boh, non lo so, rimarremo con questo dubbio, ragazzi, con questo hype fino al prossimo episodio. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacione a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!